Hai appena scoperto dell'esistenza delle pompe di calore e hai capito che è possibile riscaldare casa anche senza combustibili fossili? Beh, allora questo video fa per te. Infatti andremo ad affrontare temi come quando è consigliabile una pompa di calore, su che impianti può essere applicata, sfatando il mito che può essere installata solo su impianti a pavimento. Andremo a vedere poi cosa deve sapere una famiglia di fronte a un'offerta che gli viene fatta da un'azienda che gli propone una pompa di calore. Andremo a capire poi quanto consuma una pompa di calore, cioè quanto risparmio permette di ottenere, in modo da capire se l'investimento ne vale veramente la pena. Beh, tutto questo lo faremo oggi attraverso un'intervista che mi ha fatto Qual Energia e lo vedremo subito dopo la sigla. Intanto, se non l'hai ancora fatto, iscriviti al mio canale YouTube e clicca sulla campana a fianco in modo da ricevere in anteprima tutti i miei prossimi video. Buonasera a tutti, buonasera a tutti i partecipanti del webinar Soluzioni per la casa senza gas, le pompe di calore elettriche. Gli obiettivi di questo webinar, come di tutti i tanti altri interventi che faremo su questo argomento, è quello di tagliare la bolletta del gas con tutti i suoi oneri, ridurre anche i rischi della sicurezza connessi ai combustibili fossili, ovviamente anche l'inquinamento, migliorare il comfort e probabilmente anche e possibilmente anche la bolletta energetica delle famiglie. Per fare questo percorso ci aiuterà oggi l'ingegner Samuele Trento e con lui cercheremo di rispondere ad alcune domande sulla scelta delle pompe di calore elettriche e proveremo con lui anche a confutare alcuni falsi miti su questa tecnologia. Samuele Trento è un ingegnere meccanico. Si è specializzato nel settore, si è focalizzato nel settore delle pompe di calore elettriche ormai da una decina di anni, ha seguito un migliaio di impianti, sistemi a pompa di calore e abbiamo scelto di coinvolgerlo perché, per parlare di pompe di calore elettriche, perché secondo noi è un tecnico molto pragmatico, è un ottimo divulgatore. È un approccio corretto nel valutare questo tipo di progetti, cioè adegua molto il progetto all'utenza, quello che noi chiamiamo un po' l'approccio sartoriale, no? Consigliamo di visionare il suo canale YouTube dove ci sono decine e decine di video con progetti in cantiere, aspetti progettuali, termoidraulici, che trattati con grande cura. Con lui, partendo da questo webinar, svilupperemo poi una rubrica che sarà costituita da articoli, da video, interviste o anche da piccoli webinar, con la quale andremo maggiormente in dettaglio delle tematiche che oggi ovviamente non potremo trattare perché ovviamente in 45-50 minuti è un po' complessa la cosa. Quindi intanto voglio lasciare la parola subito all'ingegner Samuele Trento, chiedendogli subito. Cominciamo a parlare, innanzitutto ringraziandolo per la sua partecipazione e chiedendogli subito quali sono le credenze, i cosiddetti falsi miti sulle pompe di calore elettriche. Prego Samuele. Grazie Leonardo, grazie per l'opportunità di divulgare questa missione di vivere senza gas a più famiglie possibili, cercando di farlo nel miglior modo possibile. Come hai detto tu giustamente, l'obiettivo di oggi è condividere le soluzioni per vivere senza gas, gli strumenti necessari per poter valutare, anche se una persona non fa il tecnico di mestiere. E oggi appunto affronteremo il tema del generatore, cioè il sistema che va a riscaldare casa attraverso l'energia elettrica anziché utilizzare i combustibili fossili. E vogliamo, questo perlomeno è il nostro obiettivo, aiutarti a trovare la miglior soluzione sartoriale per il tuo caso senza evitando ovviamente sorprese. Per chi non mi conosce, sono un papà di due bambini piccoli, ho una passione per la tecnica e la mia missione è quella di portare concetti difficili ingegneristici alle famiglie, alle persone che non fanno questo di mestiere. Lo faccio attraverso video, lo faccio attraverso parole semplici, insomma, cerco di tradurre il difficile in semplice.
praticamente faccio il divulgatore tecnico, però mi sporco le mani. Mi sporco le mani perché effettivamente non mi limito a divulgare questa cosa, ma lo faccio anche veramente. Aiuto veramente le famiglie con una rete di partner, con delle soluzioni, con dei prodotti. E grazie a questo ho avuto la fortuna di testare, fare esperienza, avere feedback, in modo da raccontare poi veramente come stanno le cose. Ecco, non basandoci sulla se è sempre fatto così, piuttosto che schede tecniche, ma sul reale. E le credenze, come hai detto tu, Leonardo, principalmente sono che la pompa di calore quando fa freddo, quindi sotto i 2-3 gradi esterni non funziona o comunque consuma troppo. Questa è una credenza che sento miliardi di volte. Un'altra credenza è che la pompa di calore non può funzionare su un impianto a radiatori, ma solo su impianti a pavimento, quindi solo su bassa temperatura. Un'altra credenza è che rimani al freddo in pieno inverno se non hai una caldaietta a supporto, oppure che consuma veramente tanto, e quindi che il beneficio di togliere il gas in realtà te lo mangi tutto con la bolletta dell'energia elettrica. Però se tutte queste credenze non fossero vere, se tutto quello che abbiamo appena detto fosse solo un sentito dire e una chiacchiera da bar, ecco, l'obiettivo di questa chiacchierata, di questo webinar è appunto andare un po' più a fondo, con dei numeri, con dei dati e non a limitarci al sentito dire. Grazie Samuele, e proprio per questo ti vorrei chiedere appunto, allora parliamo ovviamente sia alle potenziali utenze, sia anche ai professionisti del settore, chi progetta impianti. Quindi sinteticamente, perché dovrebbe convenire oggi una pompa di calore elettrica? Beh, conviene per molti aspetti, sia aspetti legati al nostro portafoglio che aspetti legati all'ambiente e anche al futuro dei nostri figli. Ho preparato un paio di slide di supporto che voglio condividere con voi. Eccoci qua. L'obiettivo principe della pompa di calore è riuscire a vivere senza gas, quindi riuscire a dare ai nostri figli un mondo migliore perché è molto meno inquinato. Se guardiamo il portafoglio, la pompa di calore permette di staccarsi completamente dalla bolletta del gas e quindi non riceverla più. Qual è il problema della bolletta del gas? Il problema è che i costi fissi in bolletta sono esagerati. Stiamo parlando più del 60% di costi fissi. Quindi che una famiglia consumi oppure non consumi gas, comunque paga il 60-70% di costi fissi. Allora, perché devo trovarmi ogni volta, ogni 2 mesi, nella cassetta delle lettere due bollette, tra cui un'enormità di costi fissi, anziché farne a meno di una? Ecco, non esiste in Italia nessuna casa, a meno che non si parli di maighe in montagna, o disperse in qualsiasi posto remoto, non c'è nessuna casa che non ha un contatore elettrico, di energia elettrica. Mentre esistono già migliaia di case riscaldate senza gas, alcune con l'energia elettrica, altre magari con la biomassa. E quindi il primo vantaggio è eliminare completamente una delle due bollette, ma soprattutto i costi fissi di una delle due. Poi penso che il risparmio non fa male a nessuno. Penso che qualsiasi famiglia stia attenta a come investe i soldi, ma soprattutto come li spende. Se riusciamo a risparmiare sulle bollette, quei soldi possiamo investirli sulla casa, sulla famiglia, nei viaggi, corsi di formazione. Allora, se abbiamo metano, sicuramente andremo a risparmiare un pochino. Se abbiamo il gasolio o GPL, il risparmio sarà notevolmente maggiore. Poi abbiamo migliaia e migliaia di case in Italia che hanno impianti fotovoltaici sul tetto, e più di qualcuno mi dice: ma cioè, io ho il fotovoltaico da 4, 5, 6 kW, ma non riesco a consumarlo tutto. Perché? Perché sono via di casa dalla mattina alla sera, quindi torno a casa, per quanto mi impegno ad attaccare la lavatrice in automatico, magari a mezzogiorno, comunque non riesco a sfruttarlo tutto. Allora, perché non sfruttare al massimo il fotovoltaico con la pompa di calore, quindi andando a riscaldare casa istantaneamente oppure raffrescarla d'estate? Oppure perché ci affidiamo magari a soluzioni a GPL, purtroppo
qualche famiglia non ha la possibilità di collegarsi alla rete di metano, GPL è esoso di suo, ma anche la qualità del GPL è un punto di domanda. Perché? Me l'ha fatto notare un cliente una volta, mi diceva: un anno spendo 2.000, l'altro anno spendo 3.000 e sì che rimango caldo nello stesso modo, no? In casa. E ha scoperto che la qualità del GPL non era la stessa. Allora ha fatto una prova, la prova della mocca. Cioè, prima che arrivasse il camion dal GPL, faceva il caffè. E un anno ha visto che ci mette 3 minuti a fare il caffè. L'anno successivo, con il nuovo GPL, ce ne ha messo 5. Perché? Perché la qualità proprio del GPL che gli hanno portato era diversa, era molto più scarso il secondo. Con questo non voglio puntare il dito verso i fornitori di GPL, però con il GPL abbiamo anche questo problema. Mentre l'energia elettrica è uguale, l'elettrone è uguale dappertutto, dalla Sicilia alla Valle d'Aosta. Poi ogni settimana leggiamo sui giornali anche disastri che accadono per esplosioni. Ovvio, sono molto lontani da noi, no? Finché non ci tocca o non tocca qualcuno che conosciamo, sembrano surreali, però in realtà accadono. E accadono perché? Perché molto spesso non è la tecnologia sbagliata, cioè non è che la caldaia che esplode di per sé, ma è la manutenzione non adeguata, è l'installazione fatta male. E ho iniziato a prendere sul serio la mia attività di divulgatore quando ho fatto un sogno in cui, sai quei sogni in cui sei alto nel cielo e ti sembra di volare, no? E vedevo dall'alto le persone, poi mi avvicinavo a casa e vedevo sempre più da vicino mio figlio che giocava con i suoi amici. Lo riconoscevo perché aveva la sua solita maglietta. Allora inizio a planare piano piano, mi avvicino sempre di più e vedo qualcosa di strano. Vedo che tutti questi ragazzi avevano il casco in testa. Purtroppo lo stesso casco che ci hanno abituato a vedere con il Covid, quello per l'ossigeno. Allora plano, mi avvicino a lui, lo prendo sotto braccio e gli chiedo: ma Giovanni, perché hai questo casco? E lui mi risponde: beh, papà, l'aria qui è irrespirabile, io non riesco a respirare. Come possiamo giocare qui fuori all'aperto e respirare quest'aria? Finché siamo dentro casa ci sono gli impianti, c'è l'impianto di filtrazione, però appena usciamo è impossibile. E allora lì mi sono svegliato, tutto un tratto, e ho detto: no, io non posso permettermi un futuro del genere ai miei figli. Dobbiamo considerare che il nostro pianeta è molto prezioso. L'uomo negli ultimi anni è riuscito a distruggere il 33% di tutte le altre specie animali. Cioè, una sola specie ha estinto un terzo di tutte le altre. Questo l'ha fatto in un brevissimo lasso di tempo. Se pensiamo che il primo organismo vivente è arrivato 3,5 miliardi di anni fa, e ipotizziamo di prendere questa spirale, tutti questi 3,5 miliardi di anni, e li proiettiamo in un unico anno solare. Cioè, il primo anno, 3,5 anni fa, è il 1º gennaio a mezzanotte e un minuto. Oggi invece siamo il 31 dicembre alle 23:59. L'uomo è arrivato sulla Terra alle 23:32. Eppur arrivando così tardi sulla Terra, è riuscito a fare tutti questi disastri. Infatti non passa anno che non vediamo degli incendi, l'altro anno in Australia, alluvioni, vediamo che ogni volta che piove un disastro, ormai si chiamano bombe d'acqua, non sono più piogge, sono bombe d'acqua. Abbiamo visto purtroppo tanti telegiornali, vediamo anche l'emigrazione dei popoli e l'altro giorno sono arrivati in Spagna a centinaia, se non a migliaia, e non perché vengono in Europa a far soldi, ma perché scappano dalle loro terre. Perché il clima sta cambiando, non hanno più acqua per i loro animali, per la loro coltivazione. I nostri figli purtroppo sono già nativi di questo cambiamento climatico. Per loro le alluvioni, gli incendi e le esondazioni sono già eventi normali. Invece non lo era per me, non lo era neanche per te, Leonardo, immagino. E allora ai nostri figli sicuramente lasceremo un debito climatico e vivranno almeno con 2 gradi in più su questa terra. 2 gradi in più significa che i mari si alzano, i ghiacciai si sciolgono e tutto il macrosistema viene modificato.
Ok, allora lasciamo alla politica la possibilità di decidere e di prendere posizione per salvaguardare questo pianeta, però diciamoci la verità. Negli ultimi anni siamo noi a decidere sulla politica, siamo noi a decidere quella poltrona, oppure è qualcosa che è fuori dal nostro controllo. È vero che poi ci sono alcuni privati, ad esempio Elon Musk, che stanno investendo milioni di dollari per catturare, ad esempio, l'anidride carbonica e buttarla nel sottosuolo, però sono attività che portano via un sacco di soldi, ma soprattutto tempo, e il tempo non è così tanto. Però c'è comunque una speranza. La speranza è la decarbonizzazione domestica, cioè qualcosa che possiamo fare direttamente noi e lo possiamo fare a casa nostra senza aspettare nessun altro, senza aspettare la politica, senza aspettare nessun tipo di spinta. È una piccola azione che moltiplicata per milioni di volte, perché se pensiamo che la decarbonizzazione avvenga su tutto il pianeta, moltiplicata per milioni, miliardi di volte, ha un risultato enorme. Allora ci sono gli strumenti, ci sono le pompe di calore, ad esempio elettriche, che già da diversi anni hanno preso il loro posto. Vediamo qui, ad esempio, il sole 24 ore, che con le pompe di calore addio ai gas nelle case, si abbassano i costi per i sistemi compatibili con i radiatori. C'è Boris Johnson che entro il 2028 vuole far installare 600.000 pompe di calore in Inghilterra, quindi anche loro si attivano. E abbiamo in Italia questo meccanismo del super bonus 110%, oppure altre detrazioni che stanno diventando veramente alla portata di tutti. Allora, perché non attivarci per fare la decarbonizzazione domestica? Questo è sicuramente il motivo principe per poter prendere in considerazione la pompa di calore elettrica. Ecco, allora Samuele, andiamo subito sulla tecnologia. Spieghiamo per chi non la conoscesse, insomma, il funzionamento, cos'è una pompa di calore elettrica e qual è il suo funzionamento, in maniera molto sintetica, in modo che poi andiamo un pochino più velocemente in alcuni aspetti, diciamo, progettuali. Prego. Certo. Allora, dai, tanto non consideriamo come pompa di calore il condizionatore, quindi la pompa di calore aria-aria, ma pompa di calore aria-acqua o acqua-acqua o terra-acqua. Comunque, tutti quei sistemi che producono acqua calda tecnica da immettere nell'impianto esistente, quindi un impianto a radiatore, impianto a pavimento, impianto a fancolle, e che produce anche acqua calda sanitaria, quella che utilizziamo ovviamente nelle docce. E vi mostro, per semplificare, alcune installazioni, giusto per rendere l'idea di che cosa è la pompa di calore. Eccoci qua. Non è altro che questa è una centrale termica, in alto a destra c'è la pompa di calore, quindi ha la forma simile alla caldaia e poi ha necessità però anche degli accumuli, perché le pompe di calore non possono produrre acqua calda istantanea come una caldaia, quindi io per forza devo accumulare acqua sanitaria, devo trovare il posto per mettere questi accumuli. Adesso farò una carrellata di foto. Ha bisogno di un'unità esterna per recuperare l'energia, quindi abbiamo bisogno di trovare spazio all'esterno per le pompe di calore aria-acqua affinché riusciamo a recuperare l'energia dall'aria e portarla dentro casa. Se si tratta invece di una pompa di calore geotermica, la possiamo mettere direttamente dentro casa. Ecco, questo ad esempio è una pompa di calore geotermica che viene messa dentro casa all'esterno. Non ho nulla, però ho comunque bisogno di uno spazio per la macchina e anche per gli accumuli. In questo caso un accumulo tecnico e un accumulo sanitario. Questo è un altro esempio di centrale termica, quindi prende il posto alcune volte proprio come una caldaia. Alcuni esempi di installatori, ecco, questi sono alcuni esempi, ma sul web trovate migliaia e migliaia di esempi. Qui abbiamo il puffer di acqua tecnica integrato nella parte bianca, dove c'è tutta l'elettronica e l'idraulica, e altri esempi. Ecco. Quindi è un sistema composto da un'unità esterna per la versione aria-acqua e una centrale termica dove almeno devo prevedere un accumulo tecnico e uno sanitario, ovviamente. Grazie. Allora, intanto una domanda che molti fanno è quando è che ha senso installare una pompa di calore e quando è giusto sconsigliarla, la pompa di calore elettrica, in questo caso chiaramente aria-acqua? Io come parametro, l'unico parametro che uso
è la convenienza. Cioè, devo fare un investimento affinché sia conveniente, cioè che mi porti un risparmio e che l'investimento si ripaghi nel tempo. Ovvio, non si ripagherà nel giro di 2 anni, ma magari in 7, 8, 10 anni. Ecco, quindi deve essere un investimento. Consideriamo che però tante volte buttiamo via i soldi senza fare investimenti. Mi riferisco ad esempio alla televisione. Magari alcune famiglie spendono 2-3 mila euro per la TV e lì non abbiamo nessun rientro economico. Spendiamo un sacco di soldi per l'automobile, che è un fondo perduto. Io continuo a buttarci soldi, no? Per la manutenzione, per carburante e quant'altro. Ecco, mentre la pompa di calore ha senso solo quando è un investimento. Allora voglio dimostrare con alcuni dati quando ha senso proprio con alcuni numeri. Di sfatare qualche mito. Questo è l'andamento delle installazioni delle pompe di calore in Europa. Ogni 100 generatori, quindi prendiamo 100 generatori che possono essere caldaie a biomassa, gas, gasolio, GPL, pompe di calore. Ecco, in Norvegia sono state installate nel 2018 96 pompe di calore su 100 generatori complessivi. In Svezia 91, in Finlandia 89, in Italia 18. Consideriamo che come pompa di calore viene considerata però anche lo split, quindi l'aria-aria. Quindi in Italia abbiamo il 18% di pompe di calore, ma più della metà sono condizionatori. Qui sono le pompe di calore installate ogni 1.000 abitanti. Ancora una volta in Norvegia abbiamo 46 pompe di calore ogni 1.000 abitanti, in Finlandia 24, in Svezia il 23,4. E consideriamo che non è vero che in Norvegia l'energia elettrica te la regalano, perché costa 18 dollari al megawattora, cioè 18 centesimi al kilowattora, quasi come in Italia. Ma a prescindere, anche se in Norvegia regalassero l'energia elettrica, stiamo dicendo che in quei paesi la pompa di calore funziona. Infatti le pompe di calore trovano molto più spazio dove in realtà fa più freddo e dove il costo del riscaldamento incide di più, che è l'esatto contrario del pensiero comune. Vediamo ora l'andamento delle pompe di calore negli ultimi, dal 2006 al 2018, vediamo come l'aria-aria, cioè il classico condizionatore, è pressoché costante. Abbiamo un incremento invece sensibile con le barre blu dell'aria acqua e un decremento leggero sulla geotermia. Geotermia perché? Perché in molti casi purtroppo bloccano le autorizzazioni per realizzare la geotermia e poi diciamo che l'evoluzione delle pompe di calore aria acqua la sta facendo da padrone, seppur la geotermia ha assolutamente la sua convenienza. Qui vediamo paese per paese se è conveniente la pompa di calore o l'altra tecnologia. Ad esempio nel grafico blu abbiamo il confronto con il gas metano. Vediamo ad esempio l'Italia in mezzo dove c'è la freccia rossa. C'è una linea orizzontale rossa che rappresenta il punto di pareggio, cioè sopra non è conveniente la pompa di calore, sotto è conveniente. Vediamo come in Italia la pompa di calore è più conveniente di un 30% rispetto al gas metano. In Norvegia quasi del 40%. E questo considerando il costo dell'energia elettrica di quel paese e considerando il costo del metano di quel paese. Se vediamo invece in Germania non è conveniente. Perché? Perché da una parte pagano di più l'energia elettrica e dall'altra pagano meno il gas metano. Il gasolio invece nel grafico arancione stessa cosa, vediamo che in Italia andare con la pompa di calore costa quasi la metà rispetto a riscaldare con il gasolio e lo stesso anche negli altri paesi scandinavi. In Germania invece no, perché? Perché il gasolio lo pagano meno. Se invece facciamo il confronto con il pellet, vediamo che abbiamo un punto di pareggio. Infatti, riscaldare la casa con il pellet e riscaldarla con la pompa di calore pressoché costa uguale. Però abbiamo il vantaggio con la pompa di calore di autoprodurci una parte dell'energia elettrica con il fotovoltaico e soprattutto sono due stili di vita completamente diversi. Grazie Samuele. Allora, tu hai fatto un accenno all'inizio parlando di falsi miti, sul sistema di distribuzione del calore per il riscaldamento. Quindi molti dicono: io non posso fare i lavori per dei pannelli radianti, quindi smontare tutto il pavimento, rifare dei lavori strutturali importanti, ho solamente dei radiatori, insomma.
quando, perché può essere installata anche su questo tipo di impianti, tipo i radiatori, quindi utilizzando fan coil o anche pannelli radianti, e quindi capire anche un po' la differenza dell'efficienza e del rendimento della pompa di calore. Sì, allora la pompa di calore di base può essere installata su tutti i tipi di impianto, cioè sui radiatori, sui fan coil e anche sul pavimento radiante. Naturalmente bisogna fare però dei calcoli, perché a differenza della caldaia che ha potenze esagerate, la pompa di calore viene tarata con potenze proprio giuste giuste per quella casa. E quindi se ho radiatori troppo piccoli non riuscirò a riscaldare casa. Se ho un impianto fatto male in passato e avevo già problemi con la caldaia, mettere una pompa di calore vado solo ad accentuare ancora di più i problemi. Naturalmente la pompa di calore, se dovrà lavorare sui radiatori a 50, 55, 60 gradi, consumerà di più rispetto a riscaldare un impianto a pavimento a 30, 35 gradi. Però attraverso dei simulatori, attraverso dei calcoli, è possibile dire alla famiglia, condividere con la famiglia quanto sarà il consumo della pompa di calore in uno o nell'altro caso e in base ai dati e ai numeri fare la scelta se procedere oppure no. Quindi ovviamente il fulcro è sempre la convenienza, vale la pena oppure no. Poi in giro si sente dire che puoi lavorare anche su impianti a radiatori a 35-30 gradi, allora non lo metto in dubbio, però vorrei dire anche attenzione, perché non possiamo basare le nostre scelte su chiacchiere da bar, dobbiamo fare i calcoli e con i numeri poi fare le nostre scelte. Sei in mute. Eccoci qua. Adesso mi senti? Perfetto, mi sentite tutti. Allora, a questo punto dovremmo parlare di consumi. Capire quanto può consumare consumi elettrici una pompa di calore nel corso dell'anno, quanto può consumare di più in inverno e ovviamente qual è l'altro elemento, l'altro fattore che va considerato, quello di una casa poco coibentata, mediamente coibentata o altamente coibentata, perché anche questo ovviamente è uno dei fattori chiave, insomma. Prego. Certo. Allora, riassumo in tre fattori principali. Uno è la località. Ovviamente le pompe di calore risentono della temperatura esterna, quindi se stiamo parlando al nord Italia, la pompa di calore consumerà di più rispetto al centro-sud Italia. Poi stiamo parlando dell'impianto, quindi se la pompa di calore deve produrre acqua a 55-60 gradi, 50, oppure se la deve produrre a 30-35 gradi, quindi questo è un altro fattore che va a incidere molto sui consumi. E l'altro fattore ovviamente è la potenza della pompa di calore, cioè quanto grande la metto questa pompa di calore. Questo dipende dall'involucro, quindi dipende dalle dimensioni della casa, da quanti metri quadri devo riscaldare e dipende anche dallo stato di isolamento dell'edificio, perché più una casa è isolata e meno potenza ho bisogno per poter riscaldare. E quindi questi tre fattori vanno a definire il consumo elettrico della pompa di calore. Come macronumeri posso dire che se un impianto è progettato bene, rispetto a una caldaia a metano, mediamente abbiamo un risparmio del 25-30% con una buona soluzione e con un buon calcolo. Se andiamo verso il gasolio, andiamo a risparmiare metà. E se andiamo verso il GPL, possiamo anche risparmiare più della metà, quasi il 60% rispetto al GPL. Ecco, se a questo ci abbino anche l'impianto fotovoltaico, vado ad autoconsumare l'energia che produco istantaneamente sopra al mio tetto. State lontani da chi dice che, beh, mettiamo su un impianto fotovoltaico, magari mettiamolo abbondante, così d'inverno ti riscaldi casa gratis. No, non esiste. Non puoi riscaldare casa gratis d'inverno, a meno che tu non abbia una casa iperisolata da 100 metri quadri. Quindi una casa passiva. Se hai una casa normale, è impossibile riuscire a riscaldarti casa gratuitamente a gennaio e febbraio solo con l'energia prodotta dal fotovoltaico. Devi comunque attingere dalla rete. I principali mesi di consumo sono concentrati in gennaio e febbraio, quindi lì abbiamo proprio il picco dei consumi che poi vanno ad attenuarsi negli altri mesi, invece delle chiamiamole mezze stagioni, anche se ormai non ci sono più le mezze stagioni, abbiamo visto che avevamo fino all'altro giorno a maggio il riscaldamento acceso e poi subito il giorno dopo abbiamo acceso il condizionatore e questo torna a
a legarsi alle slide che abbiamo visto prima, non è assolutamente un caso. Oltre al risparmio, però, c'è da tenere in considerazione anche un'altra cosa, il comfort. Andiamo ad aumentare il comfort dentro casa. Perché? Perché la pompa di calore andiamo a gestirla molto diversamente rispetto al caldaia. Una caldaia siamo abituati ad accenderla poche ore al giorno e lì dà il suo massimo per sentire i radiatori bollenti, ad esempio, e poi stare al caldo. Invece la pompa di calore deve lavorare almeno durante la giornata, se non anche durante la notte, se non abbiamo abbastanza isolamento. E mantenendo quindi per più ore accesa la pompa di calore, posso permettermi di tenere una temperatura di lavoro più bassa e quindi sentire un effetto di comfort maggiore. Tu mi dirai: sì, ma allora la stessa cosa la posso fare con la caldaia? Assolutamente sì, anche con la caldaia posso ottenere una temperatura più bassa e accesa molte più ore. Ma quanti tecnici suggeriscono di fare questo effettivamente? Quando invece metti mano con la pompa di calore, quando metti mano alla centrale termica, chi te la installa è una delle prime cose che ti viene a raccontare e quindi starai molto più attento. Eccomi qua. Allora, mi volevo agganciare a questa ultima parte per un aspetto che ovviamente noi notiamo, come tutti quelli che lavorano insomma, in questo settore, che spesso in questo periodo vengono fatte delle offerte alle famiglie, anche alla luce degli incentivi di cui parleremo a breve, che sono a volte delle offerte un po' fuori mercato, un po' come si dice, una mera vendita di tecnologie, no, non un vero progetto. Insomma, quindi diamo qualche coordinata che possiamo dare appunto alle famiglie o chiunque voglia installare una pompa di calore elettrica di fronte all'offerta. Assolutamente. Come valutare un'offerta, ma non un'offerta economica, cioè il prezzo, ma come valutare la serietà, la professionalità, la bontà di chi te la sta proponendo. Perché è vero che stiamo facendo lavori quasi gratis, alcuni anche gratis, ma l'impianto rimane a casa vostra per i prossimi 20 anni. Se viene fatto male, è un debito per i prossimi 20 anni e sicuramente le bollette non viene a pagarle l'azienda che ha fatto il lavoro, ma le pagate voi di tasca vostra. Allora ho riassunto in 5-6 punti le cose principali da sapere, da chiedere quando vi viene proposta una pompa di calore. Sicuramente farvi mostrare i dati. I dati però, i dati di resa della pompa di calore, il COP e la performance sulla pompa di calore. Faremo una rubrica, approfondiremo questo tema. Dobbiamo farci mostrare il COP a diverse temperature, quindi a diverse temperature dell'aria esterna, quindi il classico COP a 7, quindi con 7 gradi esterni, ma lì tutte le pompe di calore sono buone, ma soprattutto il COP a 2 gradi esterni. 2 gradi esterni perché? Perché nei mesi di gennaio e febbraio abbiamo il maggiore consumo elettrico e in quei mesi la temperatura esterna è molto bassa, quindi devo valutare le performance e i rendimenti della pompa di calore con quelle temperature esterne. E lo devo fare anche con la temperatura di mandata corretta, quindi a 7W35, quindi a acqua dell'impianto a 35 gradi, ma anche a 55 gradi. A 55 gradi anche se ho un impianto a pavimento. Perché? Perché la pompa di calore dovrà andare a 55 gradi se vogliamo fare acqua calda sanitaria. Quindi la pompa di calore, bene o male, deve arrivarci a 55 gradi. Quindi facciamoci dare i dati di COP a 7 gradi esterni e a 2 gradi esterni, sia con 35 di mandata che con 55 di mandata. Magari facciamoci dare anche l'SCOP, che è il COP medio stagionale, che ci permette di capire a grandi linee il COP che abbiamo durante tutta la stagione invernale. Poi facciamoci dire una proiezione dei consumi. Pochissimi sanno dire al cliente: questa pompa di calore ti consumerà X a gennaio, Y a febbraio, Z a marzo e così via. Ma se qualcuno sta facendo un progetto su casa vostra, dovete pretendere di farvi dire quanto consumerà, perché quello sarà il vostro debito per il futuro. Altra domanda: dove si trova il centro assistenza più vicino? Perché dobbiamo essere sicuri che in pieno inverno, se abbiamo qualche problema, ci sarà qualcuno che mi potrà dare l'aiuto. E facciamoci dire anche quanti kilowatt dobbiamo chiedere all'Enel.
È una domanda generica, però lo sappiamo solo analizzando la singola casa, perché se abbiamo già consumi elevati per il piano induzione, per il forno, per la colonnina di ricarica, dobbiamo considerare anche i kilowatt in più per la pompa di calore. Se un venditore non si sa dare questa risposta, probabilmente è appunto un venditore e basta e non un vostro consulente che sta cercando una proposta migliore per casa vostra. Sta solo cercando di fare il suo di affare, non il vostro. E poi fatevi dare delle testimonianze, fatevi raccontare dalle famiglie che hanno già usufruito di questa azienda, dei loro servizi, come si sono trovati, come hanno già passato il primo inverno, il secondo, il terzo, per essere sicuri che quello che dicono sia effettivamente realtà. Ti volevo chiedere proprio in base a questo, tra le tante offerte arrivano soluzioni ibride con gas, pompa di calore gas. Cosa ne pensi? Cercherò di stare più gentile e educato possibile. Se qualcuno mi segue, sa come la penso con le soluzioni ibride. Riassumo tutto in una frase. La soluzione ibrida, a mio avviso, non è una soluzione, perché non va a togliere e non va a risolvere nessun problema, perché sono comunque obbligato a tenermi il gas metano, sono comunque obbligato ad avere consumi elettrici, quindi cosa ho risolto? Se effettivamente l'obiettivo è toglierci la bolletta del gas, se effettivamente l'obiettivo è non inquinare, cosa me ne faccio di una soluzione che ha una pompa di calore e anche una caldaia a bordo? Se a questo ci aggiungiamo alcune cose, che ad esempio sono il fatto che diverse soluzioni ibride non fanno l'acqua sanitaria con la pompa di calore, cioè io da aprile a settembre sono obbligato a produrre acqua calda sanitaria con la parte di caldaia e non con la pompa di calore. Sembrerà assurdo, ma aggiornatevi, confrontate le varie soluzioni e diverse prevedono l'acqua sanitaria con la pompa di calore. Quindi è assurdo, no? C'ho l'impianto fotovoltaico d'estate e non lo posso neanche sfruttare perché mi funziona la caldaia. Oppure il fatto che, questo purtroppo è anche inserito nel decreto del Superbonus, che la potenza della pompa di calore deve essere al massimo metà della caldaia. Cioè la caldaia quindi è minimo il doppio della pompa di calore. Quindi quando si accende la caldaia abbiamo una botta di energia che in pieno inverno, quando fa freddo, probabilmente la pompa di calore si accenderà poco o addirittura zero, o comunque non farà il suo lavoro, come se fosse invece, come lo farebbe se invece fosse dimensionata correttamente per riscaldare casa con solo energia elettrica. Ecco, hai accennato Superbonus e altri incentivi, quindi proprio un ventaglio molto veloce, proprio sorvolando. Ti volevo chiedere appunto qualche informazione su incentivi e pompe di calore e anche una piccola aggiunta sul fatto che tutte le tecnologie, i componenti, i materiali in questa fase, grazie o per colpa del Superbonus, stanno aumentando di prezzo. Ecco, Allora, intanto sugli incentivi e su questo aspetto. E sì, poi allora, ok, daremo spazio a qualche domanda che sta arrivando. Va bene? perfetto. Allora, incentivi partiamo dal super bonus, ok, che tutti conosciamo, con tutto l'onere della burocrazia, che adesso cercheranno anche un po' di semplificare, speriamo, e super bonus che permette di realizzare quasi gratis o gratis l'intervento. Quasi perché? Perché alcune spese non rientrano, oppure si sforano i massimali, oppure non viene tutto giustificato dal prezziario, da prezziario dei, piuttosto che quello regionale. Ma questo non è inutile parlarne perché ci sono già un sacco di tutorial sul Superbonus. Abbiamo poi le detrazioni del 65% e del 50%, molto interessanti ultimamente perché? Perché hanno semplificato il meccanismo per lo sconto in fattura. Quindi anche l'azienda piccolina riesce a fare lo sconto di fattura immediato del 65% e del 50%, quindi portare a casa subito questi soldi, e questo è un enorme vantaggio. E poi abbiamo anche il conto termico, un po' meno interessante dal punto di vista remunerativo, perché il conto termico diciamo, ha un premio un po' più basso rispetto alla detrazione, mediamente, però diciamo che se uno non ha la possibilità di detrarre, sicuramente meglio di niente, meglio di niente. Sul discorso poi invece dell'aumento di prezzi, purtroppo ne stiamo vedendo. Allora, c'è stato un aumento sicuramente generale su tutte le materie prime,
su tutte le materie prime e ci sono grossi problemi anche di approvvigionamento dei componenti, soprattutto elettronici, questo su qualsiasi settore. Questo si riflette poi sui prodotti, a mio avviso è un'enorme speculazione post-Covid. Dettata proprio dai produttori iniziali, non tanto dai produttori, dagli assemblatori, perché chi produce pompe di calore è un assemblatore, mette insieme i vari componenti, ma i vari componenti a monte sono proprio prodotti con la materia prima e secondo me c'è un'enorme speculazione su questo, perché vedremo a fine anno che usciranno, pare impossibile, no? Tutti, bene o male, gli industriali hanno lavorato durante il Covid, perché adesso sono finite le materie? Ecco. Stiamo attenti poi invece sul rincaro solo perché c'è il super bonus. Lì ne sto vedendo di cotte e di crude, ma anche sulle caldaie. Ci sono caldaie vendute a 1.500-2.000 euro scontate in fattura, vuol dire che hanno un costo di 5-6.000 euro. Una caldaia quando fino a 6 mesi fa costava 2-3.000 euro. Ecco. Sulle piccole cose, figuriamoci poi sulle grandi cose. È Infatti, importante essere coerenti. bisognerà discutere molto sugli aspetti fiscali che accennavo all'inizio, perché insomma dare detrazioni del 65% al gas, insomma, chiaramente non, se dobbiamo parlare di decarbonizzazione non ci siamo. Allora io ti farò un po' un fuoco di fila di domande, ovviamente mi dovrai rispondere in maniera molto sintetica perché ci diamo solo 10 minuti, le domande sono diverse. E una era, le leggo, e una parlava appunto di terminali per utilizzare una pompa di calore aria-acqua, ovviamente per il raffrescamento. Cioè quali terminali sistemi utilizzare? Ok, sicuramente non i radiatori, quindi se avete i radiatori non possono essere utilizzati per raffrescamento, invece le altre due soluzioni sì, quindi il fan coil, venti il convettori, dir si voglia. Attenzione che però dobbiamo verificare se le tubazioni che collegano i ventil sono già isolate, perché in alcuni casi sono stati montati i ventil con tubazioni non isolate e quindi la condensa poi dilagherà in tutta la casa. Impianto a pavimento anche se abbiamo la predisposizione di deumidificatori. Perché se butto acqua fredda sull'impianto a pavimento si crea una patina di condensa che va a marcire qualsiasi cosa, oltre che ovviamente a scivolare per terra. Quindi abbiamo bisogno di deumidificare e non lo possiamo fare con un classico splittino oppure con il pinguino De'Longhi. Lo dobbiamo fare con sistemi importanti, professionali e quindi dobbiamo trovare anche lo spazio, se c'è, per inserire questi deumidificatori. Un'altra domanda che sempre riguardo alla distribuzione. La pompa di calore riscalda l'acqua tecnica per i radiatori in ghisa alla temperatura di esercizio di questi radiatori? Cioè, praticamente, qual è praticamente la La domanda credo che sia legata alla temperatura di esercizio, insomma. Certo, la risposta è no, quindi non riusciamo a produrre acqua calda a 80 gradi per come sono stati progettati i radiatori in ghisa prima del 95, perché quasi tutti sono prima del 95, ed è qui che subentrano poi i calcoli, perché i radiatori mediamente sono sempre sovradimensionati. Quindi sono stati installati per lavorare a 80 gradi, ma se li facciamo lavorare a 60 gradi, probabilmente riescono comunque a riscaldare casa, magari per più ore di accensione. E questo lo possiamo valutare solo con alcuni calcoli. Quindi la pompa di calore produrrà acqua a 60 gradi, a 55, terremo i radiatori accesi per più tempo e forse, se l'equilibrio energetico in base ai calcoli ci permette, riusciremo a riscaldare casa. Però in molti casi assolutamente sì. Se abbiamo radiatori in alluminio e acciaio, quasi sempre sì, altrimenti li allunghiamo un po'. Se abbiamo radiatori in ghisa dipende un po' dalle zone geografiche. Alcune zone geografiche abbiamo radiatori piccolissimi, messi sotto nicchia, quindi non possono neanche essere allargati, che è difficile farli lavorare a 60 gradi e avere anche caldo in casa. Infatti un'altra domanda era proprio legata a questa, diciamo, c'è un possibile sovradimensionamento dei radiatori, ovviamente si parlava per i condomini con una caldaia centralizzata, però insomma in pratica questo vale anche per una casa, cioè chiaramente serve un po' un sovradimensionamento dei radiatori, se è sempre che Assolutamente. sia possibile farlo, chiaramente, parlando di radiatori. Esatto. Esatto. Un'altra domanda è dove le temperature scendono per molti giorni sotto lo zero, quindi parliamo di zone climatiche particolari, insomma,
Nord Italia o montagna, come si comportano le pompe di calore elettriche? La domanda è stata un po', già si è rispo hai risposto su questo, però magari puntualizzare ancora questo aspetto penso che sia utile. Assolutamente, non c'è nessun problema. Se valutiamo bene la situazione, se realizziamo l'impianto alla regola dell'arte come previsto e se abbiamo ovviamente una pompa di calore che rende come è scritto nella scheda tecnica. Perché in Norvegia, in Svezia scaldano casa? Cioè voglio dire, non ditemi che fa più caldo rispetto in Italia, no? Se riescono loro, perché non dovremmo riuscirci noi? Quindi le pompe di calore si comportano bene, non tutte ovviamente, però ce ne sono di diverse, discrete e buone nel mercato. E quando la situazione è un po' critica, quindi magari stiamo parlando di impianto a radiatori e clima particolarmente freddo, a mio avviso, non c'è scheda tecnica che tenga se non il passaparola, cioè vado a verificare a casa della famiglia che ce l'ha già e verifico che sia rimasta al calda lo scorso, che sia rimasta al caldo lo scorso inverno. Ecco, quella è la prova del 9 che mi fa star sereno sul fatto che riuscirò a riscaldare casa. Ecco. Le recensioni, io amo il monitoraggio. Io amo il monitoraggio delle pompe di calore ormai dal 2012 che me ne occupo e ne vedo veramente tante. Ne vedo veramente tante e monitoro pompe di calore che vanno sotto zero tranquillamente. Funzionano. Ovvio il COP si abbassa, ma si abbassa per quel periodo. Poi il beneficio comunque ce l'ho nell'arco della stagione invernale. Samuele, abbiamo tantissime domande, alcune sono veramente molto specifiche e noi comunque te le inoltreremo tutte. E su queste poi ci baseremo anche per fare la nostra rubrica che svilupperemo nei prossimi mesi. Alcune sono anche molto tecniche, per esempio gas refrigeranti utilizzati o aspetti, diciamo, proprio impiantistici o malfunzionamento di alcune pompe di calore. Ci sono tanti motivi, tante domande in questo senso. Una domanda che invece per concludere, che praticamente è abbastanza un comune denominatore, è quella ho una pompa di calore, adesso ovviamente bisogna capire qual è il dimensionamento corretto, ma quale deve essere un po' il dimensionamento anche del fotovoltaico per contribuire, almeno nell'arco dell'anno, a sostenere, a supportare, a contribuire appunto per i consumi elettrici della pompa di calore. Allora, prima del superbonus era più facile e più etico. Nel senso, si prendevano i consumi previsti dalla pompa di calore durante tutta la stagione invernale e facevo sì che il fotovoltaico durante l'anno mi producesse l'energia necessaria alla pompa di calore, più ovviamente anche quella della casa. Perché? Perché sfruttando il meccanismo dello scambio sul posto, ho questa sorta di batteria, virtuale che è la rete Enel. Immetterò ovviamente più energia all'Enel d'estate, ma vado a prelevarla e compensarla poi d'inverno. Con il Superbonus, quindi non c'è più il meccanismo dello scambio sul posto, sono costretto a consumarla subito. E è impossibile consumarla subito, soprattutto d'inverno, quindi la devo accumulare, l'accumulo attraverso le batterie incentivate anche queste al Superbonus. Come lo dimensiono? Sicuramente non vado a sovradimensionare, vedo progetti di fotovoltaici da 12, 15, 20 kW solo perché te li danno gratis. Ecco, stiamo facendo comunque un debito per i nostri figli anche col Superbonus. È vero che una parte rientra per tutto un giro di fatture, di IVA, di tasse, però comunque sono soldi dello Stato. E perché dobbiamo esagerare solo perché sono gratis? Quelle famiglie non l'avrebbero mai fatto un impianto da 20 kW se dovevano pagarlo di tasca propria. Allora ci vuole sempre il buon senso. Un buon senso che mediamente vedo tra i 4, 5 e 10 kW di impianto fotovoltaico. Dipende ovviamente dalla zona geografica, dipende dalla taglia della pompa di calore e vado perlomeno a compensare i consumi di marzo, aprile, maggio e ottobre-novembre. Scordiamoci di mettere un fotovoltaico da 50 kW per compensare i consumi di dicembre, gennaio, febbraio. No, non funziona, anche perché poi avrei talmente tanta energia d'estate, che tra l'altro senza scambi sul posto, vado proprio a regalarla all'Enel. Quindi diciamo quando stiamo dal 4, 5 ai 10 kW siamo dentro nella gran parte delle
ovviamente delle situazioni, poi ci sono i casi estremi. Comunque affronteremo magari nel dettaglio, avremo qualche strumento in più per dimensionarlo, proprio magari facciamo un foglietto Excel e ognuno magari può farsi i calcoli. Grazie Samuele, l'obiettivo di questo webinar era di essere snelli, di dare un po', aver dato un po' tutte le informazioni anche a chi non conosceva molto questa tecnologia. Noi comunque invitiamo tutti i partecipanti a scriverci su webinar@qualenergia.it per porre delle domande che noi poi utilizzeremo anche come canovaccio per la nostra rubrica e che gireremo anche all'ingegner Samuele Trento. Che ringrazio tutti i partecipanti e domani, penso a più tardi entro 48 ore, questa registrazione la metteremo online e la faremo girare per i social. Quindi invito anche chi ci ha ascoltato e chi ci ha visto anche a consultare il canale YouTube di Samuele Trento perché è veramente pieno di informazioni. Molto tecniche e molto puntuali. Per cui, insomma, ringrazio tutti e a presto con questa, diciamo, strategia della soluzione per la casa senza gas. Grazie a tutti voi di aver investito il vostro tempo e grazie di questa opportunità. Grazie a te, Samuele, e buonasera a tutti. Grazie.